Il ginostemma, chiamato anche yaogulan o yaogulang, è una pianta rampicante, appartenente alla famiglia botanica delle cucurbitacee. La stessa di zucche, cocomeri, e zucchina, ancora poco conosciuta in Occidente, ma nota e utilizzata da tempo in Cina. E soprattutto, nel sud-est asiatico. Il principio attivo del ginostemma, chiamato gipennoside, ha una struttura chimica, simile a quello del ginseng. Ma si ritiene che le proprietà mediche del ginostemma, sono superiori, a quelle del ginseng. Il ginostemma, che visivamente, appare molto simile, al più conosciuto tè verde, gode di importanti proprietà antiossidanti, dovute alla sua capacità, di incrementare l'espressione, di antiossidanti endogeni. In particolare, la superossido dismutasi. E rinforzare il sistema immunitario, favorendo così, l'eliminazione dei radicali liberi in eccesso. Lo yaogulan, possiede anche proprietà ipoglicemizzanti, che lo rendono un valido alleato, in caso di diabete di tipo 2. A tal proposito, alcuni studi hanno dimostrato, che persone diabetiche, che hanno assunto il tè di ginostemma, per 12 settimane, hanno avuto un notevole abbassamento della glicemia. Un altro beneficio, da attribuire a questa pianta, sarebbe quello adattogeno. In grado cioè, di aiutare l'organismo, ad adattarsi a situazioni di stress, e affrontare meglio, i periodi più impegnativi, causati ad esempio, da lavoro, o studio intensi. Lo yaogulan, inoltre, aiuta il sistema cardiovascolare. In quanto, favorisce l'abbassamento della pressione, nei soggetti ipertesi. Senza però abbassarla, nei soggetti normotesi. Favorisce l'aumento del colesterolo buono, e riduce quello cattivo. Usare il ginostemma, aiuta anche il fegato, nel lavoro di depurazione dell'organismo. Svolgendo quindi una buona azione detox, ed epatoprotettrice. Sono da attribuirsi infine a questa pianta, benevoli effetti sulla psiche. Aiuterebbe infatti, a migliorare l'umore, eliminando lo stress accumulato. Il ginostemma, viene venduto in capsule di estratto secco, compresse, o tè in foglie. Nel caso delle capsule, e delle compresse, generalmente, viene consigliata l'assunzione di circa 250 mg, di principio attivo, per 2 volte al giorno. Tuttavia, si consiglia di attenersi alla dose indicata sulla confezione, o ai consigli del medico farmacista. Qualora vogliate berlo come infuso, invece, si prepara come un classico tè verde, lasciando le foglie in infusione, per 2 o 3 minuti in acqua calda. E se ne possono assumere, fino a 2 o 3 tazze al giorno. Visto il potere diuretico, si sconsiglia, di berlo la sera tardi. Il ginostemma pentaphyllum, o yaogulan, è una pianta rampicante, ancora poco conosciuta in Italia. Benché, in gran parte del sud-est asiatico, sia largamente utilizzata, per le sue numerose doti benefiche, che ne hanno procurato il nome, di erba dell'immortalità. Come abbiamo accennato, il ginostemma, appartiene alla famiglia delle cucurbitacee. E si presenta, come una pianta simile al tè, con foglie a 5 steli, da cui il nome completo, ginostemma pentaphyllum. Cresce spontanea, nei climi caldi dell'Asia sud-orientale, e in alcune zone della Cina. In Cina, si ritiene, che le persone che hanno bevuto questo tè regolarmente, hanno vissuto più di 100 anni. Evitare l'uso di ginostemma, in caso di ipersensibilità, verso uno, o più componenti presenti. Se ne sconsiglia l'uso, anche in gravidanza, e in concomitanza, con l'uso di farmaci anticoagulanti. Se il video ti è piaciuto, lascia un mi piace, e iscriviti al mio canale.